Okay. Ciao a tutti i nostri amici cinefonici, questo è il nostro canale YouTube, ormai ci conoscete, e questo che vi proponiamo oggi è un confronto semiserio che riguarda i nostri telefoni cinesi. Questo che ho in mano lo conoscete benissimo, è il THL T100, trovate una recensione nel nostro canale, è un octa-core, come sapete, con processore 6592, la velocità di 1,7 GHz, e vedremo come va in questi test che abbiamo preparato per oggi. Ciao a tutti amici, io sono Luca e oggi vediamo se invece l'ultimo nato di casa Google, il Nexus 5, che presenta un processore Qualcomm quad-core a 2,26 GHz, 32 GB di memoria interna e 2 GB di RAM, riuscirà a vincere su questi cinafonini. Ciao a tutti, io invece sono Daniele, vi presento un modello della iNew, il V3. Diciamo che fra i tre è quello un po' più scarso, ma attenzione, non è detto, è comunque un quad-core con velocità di 1,3 GHz, 1 GB di RAM e 16 GB di ROM. Ok, vi abbiamo presentato un po' questi due telefoni, adesso diciamo possiamo dare il via al nostro video confronto con il primo test che si chiama A chi si vede meglio? Tiè! Diamo il via al primo round di questa sfida che abbiamo chiamato Il mio si vede meglio. Allora, abbiamo caricato delle foto in alta definizione sui nostri telefoni. Ricordiamo che il THL T100 e il Nexus 5 presentano schermo Full HD, mentre l'iMU V3 solamente HD. Andiamo a esaminare le foto e a dare dei voti ai telefoni in base a come le riproducono. Prima foto è, come vedete, un volto di una ragazza. Sicuramente vince qui il Nexus 5, il volto ha dei colori molto più naturali, qui tende un po' più sull'arancione, qui tende un po' troppo sul giallo, quindi sicuramente diamo 3 punti per il Nexus 5, 2 punti per il THL T100 e 1 punto per la iNew V3. Giriamo foto, questa è una foto che riprende dei colori molto accesi invece e un bianco. Qui diciamo subito che il peggiore è il THL T100, ha una qualità di bianco un po' troppo scura, quasi beige diventa, mentre i bianchi sugli altri due sono ottimi. Anche qui Nexus 5, primo classificato con 3 punti, secondo io darei alla iNew V3 e in ultima posizione un THL T100. Andiamo avanti. Anche qui vediamo la qualità del rosso del THL T100 che va a tendere molto sull'arancione, quindi lo mettiamo in ultima posizione anche stavolta, un solo punto. Fra questi due qui tende sempre un po' sul giallo, vedete la punta della matita è legno, mentre qui è molto più naturale, quindi 3 punti per il Nexus 5, 2 per la iNew V3 e 1 per THL T100. Andiamo avanti, qui possiamo valutare la qualità dei neri e dei colori caldi. Questo iNew V3 lo mettiamo per ultimo perché tende molto al giallo, qui l'azzurro del cielo non si vede e finisce quasi bianco, quindi sicuramente un punto solamente della iNew V3. Fra questi due darei un migliore nero al THL T100 e in seconda posizione il Nexus 5. Adesso andiamo a vedere la qualità con i video in HD, abbiamo caricato lo stesso video su tutti i telefoni. Diciamo subito che qui la qualità dei schermi Full HD sicuramente si vede e dobbiamo mettere all'ultima posizione dei tre sicuramente il V3. Per gli altri due è difficile la lotta, io direi sono proprio due modi di intendere il video completamente diversi. Qui abbiamo una modalità che è simile a quella degli schermi Samsung, quindi colori sparati ma molto divisi fra loro, mentre qui abbiamo una visione un po' più naturale dei colori, quindi i contorni sono meno definiti però più naturali, ecco, quindi io li metterei a pari merito questi due perché veramente è a gusto, quindi se vi piace più uno o l'altro è un gusto personale, non possiamo dirvi niente noi. Sì, diciamo Andrea che a chi piace più l'effetto cinema, forse il Nexus 5
è più vicino ai suoi gusti, mentre chi cerca la definizione pura, il THL100 trova più sostanza, più definizione ai propri gusti. Personalmente io preferisco il Nexus 5. La classifica finale penso che l'avrete fatta anche da soli. Nexus 5 sicuramente un pelo superiore agli altri, ma parliamo sempre di Nexus. C'erano dubbi? Qualcuno poteva avere anche dei dubbi, non è detto. Subito dopo il THL100 e in coda l'iNew V3. Però ricordiamo anche i prezzi di questi telefoni, quindi qua parliamo di 400 euro, mentre qua ne parliamo quasi 150-160, quindi non andiamo a cercare il pelo nell'uovo. E anzi, possiamo lanciare subito la seconda sfida, il secondo test che abbiamo fatto, che abbiamo chiamato Trova l'evasore. Per questo test abbiamo preparato un file grandissimo, un file di testo grandissimo, e precisamente è il file con tutti i redditi delle persone residenti a Roma nel 2005. Questo file ha già fatto scandalo tempo fa quando uscì. Questo file di circa 250 megabyte di grandezza contiene tutti i redditi di tutti i residenti a Roma, quindi circa 5 milioni di nominativi. E vedremo quale l'abbiamo già caricato sui nostri telefoni e vedremo chi dei tre riuscirà a trovare un nominativo specifico nel minor tempo possibile. Ma ancora che volete sfidare il Nexus? Stai calmo. Ma come state? Stai calmo. Quindi abbiamo deciso di trovare, visto che siamo a Roma, una persona nota di Roma, in questo caso Francesco Totti, uno a caso. Quindi vedremo chi dei tre telefoni troverà per primo Francesco Totti e il suo reddito del 2005 soprattutto. Possiamo iniziare la prova? Trova l'evasore! Vai! Abbiamo scelto una bella prova, amici! Attenzione, attenzione, il primo blocco che ci abbandona. Chi è? Il THL100. A che lettera? A Balotelli si è fermato. La RAM non ha retto. È incredibile, il lotto core ci ha mollato. È andato a saturare la RAM. Sì. In compenso non rimane che resettare il cellulare e riprendere dall'inizio, vedere che succede, magari recuperi. È una prova di forza, cari amici cinefoniaci, a cui non vi sottoporremo mai, sappiatelo, perché se no il video potrebbe durare anche 2 ore e mezza. Troppo difficile per me. Allora, facciamo così, stop. A che punto sei arrivato, Luca? A Duci. Duci, quella di. A Duci, sì. A Ciavatti. Addis. Vince il sì, Nexus. Ma io dovevo rifarlo, però. Mi spiace, il tuo cellulare si è bloccato 2 volte. E questo 8 core. 8 core. Il processore due. Però una volta l'8 core. THL si conferma come ultima scelta. Adesso. Allora, cari amici cinefoniaci, purtroppo abbiamo dovuto abortire questa prova, era un po' troppo estrema per i nostri telefoni e soprattutto un po' troppo lunga per il tempo che avevamo. Il file era davvero troppo grande e non siamo riusciti anche ad arrivare a D, quindi a voglia arrivare a Totti. Non siamo potuti andare avanti, possiamo segnalare che il THL100 si è fermato una volta e non ha più potuto sapere di andare avanti, ho dovuto riavviare l'applicazione.
Per il resto il Nexus 5 anche in questo caso si è dimostrato superiore, anche se la New V3 anche ha fatto una sua figura decente, ecco. Quindi andiamo avanti con la terza prova di questo video confronto, che abbiamo chiamato Ma ti regge la pompa! Allora, in questa prova molto semplicemente metteremo l'audio del nostro, dei nostri telefoni a palla e vedremo quanto pompa la cassa. Quindi con un altro telefono in cui abbiamo messo l'applicazione del fonometro vedremo i decibel di ogni telefono e faremo una valutazione. Iniziamo la prova! Ok, abbiamo visto la prova del suono, è andata bene, su per giù i valori del suono in decibel si sono attestati sempre fra gli 80 e gli 82, quindi pochissima differenza a livello quantitativo, ma a livello qualitativo abbiamo trovato molte differenze. Adesso Daniele ci fa una panoramica dell'aspetto più tecnico di questo suono. Sì, hai detto bene Andrea, diciamo che la New V3 si è comportata meglio a livello di decibel, nel senso che riuscirà a pompare di più il suono, dando degli acuti molto alti, mentre il Nexus 5 ha dato un suono, diciamo, più uniforme, più armonico, ma non tale da raggiungere i decibel alti quanto la New 3. Mentre invece devo dire che ennesima delusione per il THL T100, che non solo non ha toccato il picco di decibel come gli altri, ma ha dato un suono, un fruscio, diciamo, al limite a volte fastidioso durante la riproduzione. Quindi mi spiace, ma l'ultimo posto se la giudica appunto il THL 100, secondo posto il Nexus 5 e l'iNew V3, che è il peggiore, diciamo, a livello di tecnologia, si giudica al primo posto in questa prova. Parliamo sempre di aspetti molto tecnici, molto originali, non è che sentite la musica e sotto sente il fruscio proprio come se fosse la radio degli anni 20, quindi prendete il giudizio come si sente male, ma relativamente al fatto che comunque sente bene l'audio. È comunque un suono di ottima fattura per tutti e tre i cellulari, sicuramente. Assolutamente. Passiamo alla quinta e ultima prova, ma anche quarta, perché non mi sono dimenticato i numeri delle prove. Ed è la prova Top Gear. Ok, allora quarta prova Top Gear dedicata al mondo dell'automobilismo. Abbiamo tutti installato Asphalt 8 sui nostri telefoni e adesso ci facciamo una gara su Asphalt 8 in collegamento Wi-Fi tra noi per vedere qual è il telefono più performante a livello di grafica, fluidità e soprattutto chi guida meglio. E che ve lo dico a fa? Chi sarà migliore? No, non è vero. Suona la campana. Infatti rimango così, è giusto che ti sia più veloce. Non siete allineati adesso, insomma. Bella Dure! C'è qualcuno che spera ora. Scusate, un Barzotto prende subito a largo perché devo fare un attimo capire come funziona. Bella Barzotto!
Io sono primo, vabbè, non è vero. Ah, ma quello era lui allora. Porco Dio! Ma vaffanculo! Afrogio! Ah, sono rimasto primo! Chi è che è arrivato per me stasera? Asci che botta, è arrivato qualcuno! No. Finisce! Così impari! Qui abbiamo capito tantissime cose. Intanto che io guido meglio di loro due, che è la cosa più importante. E seconda cosa, che purtroppo il nostro DHL di 100 non ci consente di mettere opzioni grafiche di Asphalt 8 al massimo. Ci sono 4 gradazioni di livello di dettagli e questa arriva a massimo alla seconda, mentre entrambi gli altri telefoni arrivano alla massima gradazione, cioè alla quarta. Quindi questo è un limite di questo processore, non sappiamo se è un limite del gioco che non riconosce i dettagli, insomma. Sicuramente gli altri telefoni con maggiori dettagli riescono a dare le prestazioni migliori. Quindi, prova Top Gear, vinta da me col THL T100. Alla quinto tentativo, ricordiamoci, gli altri 4 non sono registrati, Ma, di fatto, vinta sicuramente dal Nexus 5 anche stavolta. Sempre il numero 1. Questo confronto, diciamo, semiserio, come ho detto all'inizio. Un giudizio complessivo, diciamo, noi sicuramente ci siamo divertiti a smanettare un po' con questi telefoni tutto il pomeriggio. Se devo parlare del THL T100, sicuramente è un buon telefono, non dico ottimo perché ha avuto, diciamo, delle debacle a livello di scheda grafica che purtroppo... Possiamo dire che ha qualche difetto di immaturità. Sì, diciamo un po' acerbo, sicuramente il mercato di smartphone francesi potrà tirare fuori molto da questi octa-core, forse ancora non è il momento però. Parliamo un po' del Nexus 5 invece. Ma sicuramente il Nexus 5 sulla carta, almeno a livello di marchio, è quello che si presentava favorito e anche a livello di soldi, diciamo. Sicuramente, beh, a livello economico è una spesa, diciamo, più ingente rispetto agli altri telefoni, però diciamo che sotto molti aspetti si è rivelato il migliore. Forse l'unica pecca del Nexus 5 è l'aspetto sulla qualità audio, che comunque, diciamo, è paragonabile agli altri telefoni, forse un pelo meno rispetto soprattutto... Beh, ha ottenuto voti massimi su tutte le prove, devo dire. Poi ha un design che, se vogliamo dire, il Nexus 5 è superiore agli altri. Quindi lo pagate, ma sicuramente... diciamo che la pagate avrete, ecco. Invece, grande sorpresa, il new V3, diciamo che sulla carta era quello meno competitivo, ma che alla fine offre delle prestazioni che per un uso giornaliero vanno più che bene. Si è comportata da grande su tutti i fronti, se l'è combattuta con gli altri e rapporto qualità-prezzo secondo me è il migliore fra tutti e tre. Rapporto qualità-prezzo però. Ricordiamo i prezzi, circa 160 euro per questo new V3, circa 230 per questo qui, mentre per 400 versione 32 giga intorno alle 400 euro. Questo è tutto, spero che vi siate divertiti insieme a noi a fare questa recensione, avete anche voi imparato qualcosa, noi siamo sicuramente divertiti tantissimo. Vi diamo un saluto, iscrivetevi sul nostro canale e vi faremo anche altre video recensioni, anzi scriveteci, chiedeteci quali confronti volete e noi li faremo per voi. Li compreremo tutti e spenderemo tutti i nostri soldi in cellulari per voi. Ma sì, tota gioia. Tota bellezza. Adelante! Dacci uno squillo, guardate! Ciao! Okay.